caro Calvin. E con la tristezza nel cuore che annuncio l'ultimo report da Las Vegas. Il main event è finito ed è finito con una sorpresa. Sì, fammi indovinare, tu non sai nulla. So che è successo un qualcosa, è una sorpresa, so che è successo qualcosa di strano, io non so assolutamente niente, so solo che è finito tutto. E so che c'è un campione del mondo, so che partivano in tre, so che c'era un strafavorito, non per chips ma per skills. E anche per chips. E però dimmi te com'è finita. Sì, guarda, proprio a completa sorpresa, inaspettato, Niklas Astedt è il giocatore che è uscito in terza posizione dal main event. Praticamente ha chiamato una tribet, sì, aperto da bottone, Grifo ha tribettato da small blind e lui ha chiamato in posizione. Il flop era 10-9-3, Grif punta 28 milioni, lui chiama, cade un jack e Grif va all-in diretto. Barella all-in. Va all-in diretto. Alla fine decide di chiamare con K-Jack, quindi top pair con second kicker e una possibilità di scala con la donna. Dall'altra parte trova? Dall'altra parte trova 9-9 per un set. È un set e il torneo è finito. Esce un K-River. Quindi Griff è il boia di Astedt. Che comunque esce in terza posizione, 4 milioni di dollari. Quindi Griff vince il campionato del mondo. Sì, ma non è qui che lo vince, perché dopo c'è tutto le zap. E no, e allora vedi che t'ho fregato. Zap. Perché io ho detto Griff vince, e allora sei tu che non sai le cose, perché non ha vinto Griff. Mi è fregato. Allora mi sono fatto... Ti sei fatto tirare in mezzo nel parlare, ti ho incatenato come serpenti. Sì, sì, sì. Due settimane di lavoro stanco con la mente. Quindi chi ha vinto sto benedetto main event? Il vincitore del main event dopo un lungo e combattuto zap pieno di all-in, pieno di raddoppi è Jonathan Tamayo. Tamayo giocatore ha vinto. Del Texas che vince il braccialetto che ricordiamo è il premio sportivo più costoso di tutti. Oltre a 10 pippe. Oltre a 10 milioni di dollari. 5 più 5, 10 milioni. Quindi il report del main event finisce qui, ma... Non chiudiamo questo report perché sono successe due cose. Una piccolissima soddisfazione. Un nostro giocatore ha fatto ITM a un evento WSOP al turbo di chiusura. Il turbo da $1000, l'ultimo evento in programma delle WSOP. Ha messo la bandierina. Ha messo la bandierina. E parliamo di? Franco Scaccia. Franco Scaccia. E invece... Notizia proprio dell'ultimo secondo perché è finito adesso. Penso 4 minuti fa. 4 minuti fa al The Closer, torneo da 1500, noto come il nome stesso, quindi il torneo di chiusura. Un italiano è arrivato secondo. E parliamo di Mario Colavita. Mario Colavita. Un applauso a Mario perché chiude. Diciamo un immaginario cerchio in un evento WSOP che è durato due mesi, tre mesi, adesso non ricordo, dove 51 giorni, li ho calcolati. 51 giorni dove gli italiani hanno fatto la voce grossa. San Martino braccialetto, Paolo Boi braccialetto, un secondo posto che adesso mi sfugge il nome, mi perdonerà, un altro secondo posto adesso, quindi questo giro ci siamo fatti valere alla stragrande. E con questa notizia dell'italiano che fa secondo al The Closer... E ancora complimenti a Mario Colavita per la grandissima performance comunque perché... Assolutamente, e dicevamo con questa notizia, noi diamo un saluto a tutti da Las Vegas perché domani si torna in Italia, i nostri report finiscono qua e l'appuntamento con noi è a breve. A breve. Invece con le WSOP ci vediamo tra l'anno prossimo. Ciao.